scopriamo insieme questo trick in double thumb che è contenuto nel mio metodo ebook appunto su questa tecnica ed è l'esercizio numero 57, quindi già abbastanza avanzato. Allora, praticamente viene proposto prima in terzine, fatto da tre movimenti, e poi lo trasformiamo in quartina, invece, con quattro movimenti. Allora, nella terzina andiamo a fare questo. Innanzitutto, le note reali saranno da prendere in hammer, saranno re, e andiamo sempre col dito 1, la, mi e si. Quindi abituiamoci nel primo step a fare in hammer soltanto queste. Il secondo movimento, che poi in realtà questo sarà il secondo movimento, perché il primo è un colpo col pollice in giù in cui andremo a fare una ghost note. Quindi prima di dare il re in hammer facciamo ghost e poi diamo l'hammer. Quindi in questo caso saranno solo due i movimenti per adesso. Ghost con pollice in giù, hammer, ghost, hammer, ghost, hammer, ghost. Dopo andiamo a mettere il terzo movimento che è uno strappato sempre sulla corda di sol. Per adesso facciamoli tutti ghost, quindi rimane 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. In un secondo momento, per completare quello che c'è scritto nella trascrizione, andiamo a mettere dopo la e dopo il si, anziché la ghost note, andremo a suonare il suo quinto grado, quindi nel la sarà un mi, per suonare intendo lo strappato, anziché ghost sulla corda di sol vai a suonare con il mignolo mi, 1, 2, 3. Quindi il primo, re, ghost, la, mi strappato, mi basso, ghost, e sul si andiamo a mettere il quinto grado di si, che è fa diesis. Quindi facciamolo lento, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Una volta che viene bene familiarizzato, allora andiamo a mettere anche il quarto movimento, che sarà un pollice in su, che va messo, in realtà è il quarto movimento, ma va messo nel 3, perché il quarto rimane sempre lo strappato. Adesso andiamo a vederlo, quindi 1, ghost, pollice in giù, 2, hammer, re, reale, 3, re fatto con il pollice in su, e 4, strappato. Quindi andiamo a provarlo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, adesso sto fermo chiaramente sempre sul re. Questo è un bel trick che poi andiamo a spostare. Chiaramente puoi anche sporcarlo un pochettino con le ghost note o le note suonate e portarlo molto più veloce. Ti consiglio comunque di partire molto lento, cercare di meccanizzare il movimento, sentirlo nell'orecchio e poi piano piano provarlo a portare su. Grazie per aver visto il video. Se ti è piaciuto il suono del basso, sto utilizzando queste corde della Gallistring che ho montato da poco e mi danno un bel suono, bello, bello squillante, e sono belle morbide. Ciao, ci vediamo al prossimo.